legge oggi entrasse nella storia. Ministro, la storia non si fa rimandandola. Lei ha un passo di quei 20 anni, dei territori che hanno visto la morte, gli scempi ambientali. Lei ha un passo, Ministro, lo ripeto ancora con più forza. La prego con tutto il cuore di non sprecare questa occasione immensa. Se va al Senato perderemo per sempre questa occasione, come è stato fino adesso, che l'hanno tenuta ferma 1 anno e mezzo a ragionare, a parlare, a discutere. Ministro, la storia non si ripete. La prego, non perdi questa occasione. Grazie. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Rosa. Prego. Grazie Presidente, solo sapere se ho 1 minuto o 5 minuti in base all'intervento del Governo. Non ho capito se il mio collega Micillo l'ha fatto intervenire come relatore o meno. No, allora l'onorevole Micillo, essendo relatore di minoranza, ha parlato ad altro titolo, quindi lei parla a nome del gruppo. Prego. Perfetto, grazie mille. Niente, io volevo iniziare con qualcosa di forte ma non offensivo. Ritengo che molti colleghi di NCD siano ignoranti sul tema. D'altra parte NCD è il partito di Lupi, il cane da guardia delle grandi opere, il partito cane da guardia delle grandi opere, delle trivellazioni, dello smembramento di questo paese in favore delle lobby. Parlano di ricchezza, la ricchezza serve per studiare, per avere i diritti, probabilmente hanno una visione completamente distorta e diversa dalla nostra e siamo co ben contenti di esserne molto lontani come visione. Perché non è certamente la ricchezza che mi dà il diritto di studiare. Torniamo al governo. Ministri, c'è una questione. Scusi Presidente, ma non posso parlare se urlano da NCD, mi spiace. Sì, chiedo scusa, per favore. Prego, vada avanti. Ministri, c'è una questione di credibilità. Voi avete detto in lungo e in largo che sostenevate questa legge e che sarebbe passata senza cambiare nulla. Allora, così qui non si parla più dell'emendamento sull'Ergan, qui si parla di credibilità di ministri che abbassano la testa al capo Renzi, che a sua volta è genuflesso rispetto ai poteri, quei poteri oscuri legati al petrolio, alle grandi multinazionali. Allora, diciamocelo, chi deve stare lì ai banchi del governo? Dovete stare voi o forse è meglio che date spazio a qualche consiglio di amministrazione di multinazionale? Facciamoli sedere qua, così parliamo direttamente con loro. Perché è a loro che abbiamo dato fastidio. Oppure c'è un'alternativa, che appunto questo emendamento è stato messo lì proprio per cercare di bloccare questa legge. E la nostra paura anche è questa, perché questa legge dà fastidio anche a molti speculatori che sono qua dentro e che hanno speculato sul nostro territorio. Ricordiamolo che comunque, anche non fosse fatta bene la parte sull'Ergan, noi non dobbiamo investire nel petrolio, ma dobbiamo investire in altre fonti. Allora chiediamoci se è così importante, visto che l'Italia come lo facciamo passare ed è incostituzionale, qua ci poniamo il problema che non è ben definito. Ma di cosa stiamo parlando? Allora, se parlate di certe questioni, bisogna avere la credibilità di farlo. In questo momento non ce l'avete, non è colpa vostra, è colpa del vostro presidente? Beh, mi dispiace, però purtroppo siete voi al governo e dovete rispondere di questa situazione assurda. Fate leggi incostituzionali e che portano alla dittatura del paese e dall'altra parte vi preoccupate di una virgola all'interno di una legge che è richiesta da 17 anni e che è ferma nei cassetti perché qui interessava non portarla avanti. Allora, noi vogliamo chiuderla qui, voi potete domani fare un altro decreto e cancellare questa cosa dell'Ergan. Fatelo, dopo ne discuteremo a parte, ma in questo momento mantenete le vostre promesse, perché i raccontini che porteremo finalmente un po' di lavoro in Italia. Non ci crede più nessuno, l'abbiamo raccontato in lungo e in largo. Se i colleghi di NCD non lo sanno, vengano a qualche nostro convegno, glielo raccontiamo, glielo spieghiamo, siamo a disposizione. Ma abbiamo visto, diceva il mio collega Zolezzi, che 1 miliardo investito in trivellazioni crea 500-600 posti di lavoro, contro 18.000 posti di lavoro creati dalla ristrutturazione energetica degli edifici. Allora dobbiamo decidere su cosa investire. Vogliamo creare veramente un futuro per questo paese o vogliamo parlare senza sapere neanche che cos'è di decrescita? Vogliamo parlare delle royalties che sul territorio non arrivano? Vogliamo parlare dei comuni che non hanno ottenuto niente, delle persone che non hanno ottenuto un posto di lavoro ma hanno ottenuto solamente malattie dalle trivellazioni in Italia?
Vogliamo parlare della mancanza di controlli, perché si continua a depotenziare nel silenzio anche del ministro il Ministero dell'Ambiente. Si continua a depotenziare gli enti che devono fare ricerca e controllo sul territorio in nome della semplificazione, la semplificazione che si vuole anche in edilizia, sempre ritorniamo a Lupi. Allora, ministri, ci vuole anche un atto di coraggio, far vedere che si è lì, anche perché si è competenti e si ha, scusate, le palle di fare le cose, anche contro il sistema. Onorevole De Rosa, per favore, questa è un'aula parlamentare, ci sono tanti sinonimi e sono bene, sicuro che lei qualcuno. Ne conosce diversi. Beh, presidente, io ritengo che siamo andati verso una forma di dittatura, però vi dovete ricordare che in ogni dittatura poi si crea anche una resistenza e prima o poi ci dovrete fare i conti con questa resistenza. Chiesto di intervenire l'onorevole Vignaroli. Grazie Presidente. Cari ministri, oggi poteva essere una giornata storica e voi la state buttando così all'aria. E questo perché? Perché Renzi ha ricevuto una telefonata da Cameron o dalle industrie del petrolio e avete cambiato idea. Ministro Galletti, dov'era il Senato quando misero questa polpetta avvelenata? Perché non avete fatto nulla allora, non avete detto nulla allora? E adesso si rischia così. Come al solito il Parlamento gli diamo un calcio, cambiamo idea. Proprio ieri c'era il mio collega Toninelli che, tra le tante incostituzionalità dell'Italicum, faceva notare che la legge potrebbe portare a 640 i deputati eletti contro la Costituzione. Si rimedierà in qualche modo. Bene, allora la proposta che facciamo noi, e vorrei sapere anche dal ministro Orlando perché...